Giovanni è il frontman, no? È la fronte, non ha i capelli su, Il quindi si front. vede il frontman della polveriera. Benvenuto all'intervista sul divano. Cos'è la Ciao polveriera? Fabio, grazie intanto. La polveriera è un progetto nato 2019. E siamo in quattro, venivamo tutti un po' da esperienze chi più chi meno musicali sulla scena veronese. E io personalmente avevo un altro gruppo, avevamo due dischi fuori. Gli altri ragazzi invece che sono di molto più giovani di me, anticipo forse già qualcosa che verrà detto. E invece loro erano i ragazzi da sala prove. Allora, ciao, sono Michele, io sono il basso e per me la polveriera è arte in generale, creare. Ciao, mi chiamo Giovanni, suono la chitarra elettrica e per me la polveriera è un'avventura. Ciao, sono Riccardo, suono la batteria e per me la polveriera è sperimentare e suonare. La polveriera, dicevamo, è questo progetto che nasce nel 2019 da varie esperienze musicali. Io sono il più vecchio e gli altri ragazzi invece sono un po' più giovani di me e la polveriera nasce con l'intento di scrivere cose nostre. Il nome La Polveriera perché vogliamo scrivere testi e scriviamo testi che hanno un senso, che vogliono lasciare un po' di esplosività, qualcosa di frizzante. Come siete entrati in questa band? Da dove nasce la storia? So che è una storia di scout. Da Beh, direi che ci conosciamo da sempre. bambini Sì, proprio. decisamente. Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, forse è quello che ha fatto un po' da collante. Esatto. Sì, poi, cioè, insomma, per noi all'inizio è stato un po' strano perché appunto essendo nata agli scout, il Mara era il nostro capo. Cioè, noi Cioè, eravamo sui suoi ragazzi alla avete fine, una no? cosa Sì, reverenziale. esatto. E lo vedevamo con quest'occhio, no? Un po' lui è quello grande e alla fine ci siamo trovati a suonarci insieme, insomma, e a vederlo come proprio uno di noi alla fine. Che dire, abbiamo un progetto in corso che è stato un po' sfigato a causa Covid, che ci ha un po' segato le gambe già da subito. E stiamo muovendo i primi passi con una produzione, si può dire, possiamo quasi spoilerare quello che sarà, Con un vicino di casa, con un quindi vicino di casa, si può citare. e possiamo citarlo, Poi sì, diciamo così, con Omar è un Pedrini, amico. che ci ha presi un po', diciamo, sotto la sua ala. E abbiamo i brani nostri e finalmente riescono a vedere un po' il sole. Li stiamo, diciamo così, sperimentalmente portando in giro ed è sempre un successo, quantomeno gradito. Su 100 persone, qualcuno torna indietro a dirci: bravi ragazzi, mi è piaciuto quel testo. I testi sono una cosa sulla quale noi puntiamo tanto. La struttura musicale è varia, nel senso che io personalmente vengo dal cantautorato. Quindi è anche come background di ascolti sull'americana, il cantautorato italiano, il folk di vario genere, dai Mumford & Sons a De Gregori, De André, piuttosto che gruppi già un po' più moderni, mentre gli altri ragazzi spaziano su cose un po' più dal prog a cose spinte, Porcupine Tree, piuttosto che i Kensington, cose molto, molto moderne. Cos'è per voi questo progetto? Cioè, quanta importanza ha e soprattutto, come parlavamo prima, no? L'urgenza, qual è la vostra urgenza? Beh, sicuramente quello di sperimentare tanto, comunque spaziare anche diversi generi, però diciamo parlare di tematiche interessanti e attuali. Sì, io lo vedo anche proprio come una maniera di esprimerci, fondamentalmente, cioè di dire la nostra. E magari di dare anche l'opportunità di rispecchiarsi in quello che pensiamo a altre persone. Sì, anche perché insomma siamo dei ragazzi normalissimi, quindi le nostre idee sono più, penso più o meno quelle di tutti i ragazzi della nostra età. E sì, la polveriera come bisogno di dire qualcosa. Ci siamo tutti trovati all'inizio quando abbiamo deciso di partire con questo progetto con il abbiamo voglia di dire qualcosa. Come abbiamo voglia di dirlo? Attraverso la nostra musica, attraverso i nostri testi e basta. Parlami di tre ragazzi, come li hai conosciuti e prima parliamo del trio, dopo parliamo uno per uno. Sì, al trio è. Allora, noi ci siamo conosciuti nell'ambiente degli scout. Io ero il loro capo scout. Quando io ero giovane, avevo 22-23 anni, ero il loro capo scout. Poi io sono cresciuto, loro sono cresciuti. E un giorno ci siamo detti: siccome intorno al fuoco alla sera erano sempre loro che suonavano la chitarra, che sbattevano un po' sui secchi per fare un po' di ritmo, eccetera. E ci siamo detti: ma ascoltate, ma perché non proviamo a suonare insieme? E da lì è nato.
Così tanto talento in un gruppo scout tutti insieme non è male. Abbiamo preso anche il talento dei gruppi vicini, abbiamo assorbito. E siamo stati fortunati, secondo me, perché da subito è nata un'alchimia che ci ha permesso di aprirci, di essere molto intimi già da subito nel condividere i nostri testi e i testi, le bozze di testo soprattutto, di solito sono dei viaggi introspettivi importanti, soprattutto in un'età giovane, sono pieni di turbe. Parliamo di cose serie, ma l'anziano del gruppo. Bella domanda. È difficile da gestire. Ma gli vogliamo bene, dai. Descrivimeli uno per uno. Allora, Giovanni, chitarrista, è un pezzo di pane. È Tutti che li metto sulla super. Nutella. No, non lo so cosa faccia con la ragazza in Ma realtà, però no. glielo chiederei dopo. Giovanni è un socio perfetto, nel senso che uno con il quale ci si mette a tavolino, si scrive. Ci si contamina, è molto tranquillo, molto soft e a volte ha delle pensate che sono geniali. E nonché gran persona con la quale fare chiacchierate. Ecco, la cosa bella, parlo, torno un attimo su tutti e tre, la cosa bella è che con tutti e tre si può chiacchierare alla grande. Michele, bassista, è quello un po' più umorale dei tre, forse. Ci ha fatto passare dei quarti d'ora un po' strani, ha avuto diciamo così, una parentesi di dubbio, ma no, non sono più, non voglio più suonare, appendo lo strumento al muro No. perché non sono capace. In realtà la bellezza della polveriera non è la bravura tecnica di noi quattro, perché nessuno di noi è gran maestro di Ma conservatorio, però non siete male, eh. Non è che si però ben suona. ci capiamo al volo e forse è quella la cosa bella, che riusciamo a incastrarci e amalgamarci, cioè attrito, ma in sala, attrito, diciamo, in senso costruttivo, in sala prove si prova, ma è fatto apposta per provare la sala prove. Esatto. E anche fuori nella vita ci vediamo spesso, ecco, questa è la cosa molto Avete bella. mantenuto un bel rapporto. E E poi ce la diamo l'ultimo, tuttora. dolcis in fondo. Riccardo invece è quello che ha la testa dura, e gli piace fare le cose in maniera molto precisa, gli piace avere un po' il controllo delle cose e ha anche ragione, nel senso che è quello che si sbatte, ecco, quando c'è da fare. Da mettersi a disposizione, tutti in realtà sono molto a disposizione quando c'è da ingaggiarsi, eccetera. Riccardo è quello che ci mette di più la testa, nonostante magari abbia tante cose da fare, ci dedica il tempo, ci dedica le energie. Lui è quello più smanettone tra computer, mica computer, e è col saldatore, è sempre dietro a sistemare cavi, a fare cose. Ecco, diciamo che il nostro Beh, tecnico utile. è utile, sì, infatti li abbiamo scelti con queste doti. Raccontatemi un po' il vostro punto di vista su Giovanni, com'è questo frontman, l'uomo dalla fronte spaziosa. Allora, È quello che tiene sulla baracca quando c'è da fare relazione. Lui, sì, questo sì. Giovanni, uguale relazione. Noi siamo un po' più timidi, un po' più sulle nostre. Lui invece quando c'è da Voi parlare, quando c'è da attaccate il fare filo e interviste. suonate. Un po' più spigliato, nel Sì. senso lui è proprio il frontman nel vero senso della parola. Sì, mi viene anche da dire che forse quello proprio che investe su questa cosa, dal punto di vista anche magari di rompere le scatole con noi, magari quello che a volte è un po' la ciocca, se c'è da cioccarla, litiga. Però, cioè, lo vedi che lo fa proprio perché ci crede un Ma voi lo sacco. vedete ancora idealmente con i calzoni corti degli scout? Beh, in verità ce li abbiamo ancora Tutti e anche noi. tutti, quindi. Io basta. Sì, vabbè, Anch'io in solo io realtà e Giancarlo, no. ovviamente, No, però no, lo vediamo uno di noi, cioè parlarci è come parlare, penso che per tutti quanti, è proprio parlare con tutti gli altri tre della band, non ci sia differenza No, tra anche perché nessuno. a quell'età c'era tanta differenza tra lui e voi, adesso si è molto avvicinata. Sì, Non è esatto. così vecchio come sembra, sembra un po' più anziano vedendo voi, siete proprio siete giovani veri, ma anche lui è giovane. Sono Sì, domande sì. che ci fanno spesso comunque, dove l'avete trovato? Il no, il nonno. Questa è la polveriera, in realtà. Noi siamo all'inizio di un percorso, stiamo crescendo e di questo io personalmente sono molto contento. E io mi aspettavo delle mie esperienze passate che il treno non passasse più. E questa è una cosa che mi ha scaldato il cuore fin da subito, quando ho visto che c'era questa. C'è speranza. C'è speranza, esatto. Mi hanno proprio dato una carica. Sarà che io sono quello più vecchio, ma. E non mi vergogno assolutamente di dirlo, ma. Mi hanno dato una carica che non avevo da tanto. E confrontarmi, contaminarmi con loro che hanno tuttora un entusiasmo che sono riusciti a riaccendere anche in me per fare le cose. Anzi, forse adesso sono troppo carico e a volte gli vado addirittura sopra, e questo forse è il mio lato un po' così.
però siamo carichi e soprattutto entusiasti e abuso. Col sorriso ci carichiamo a vicenda e ci capiamo. Questa è un'alchimia che ci piace. Vi hanno già detto perché non fate trap come tutti i giovani della vostra età? Eh? Ve l'ha già detto No, qualcuno? non abbiamo così tanti feedback da esatto. questo punto di Meno vista. male. Però sì, No, dai. più o meno in tutta la nostra Quindi si può compagnia. avere 20 anni e suonare ancora. Pare di Si sì. può Si fare. può fare. Si può fare, Esatto, diceva il fare. Frank Ci siamo, Terminator. ci siamo. Ci proviamo. Esatto. Dai, ci riusciamo. Dal vivo siete cresciuti tantissimo. Io ho avuto la fortuna di vedervi suonare tante volte in questi ultimi anno, anno e mezzo. La crescita è costante, te ne sei reso conto? Me ne sono reso conto e merito di tutti e quattro, merito anche di tanti rompimenti di palle in sala prove. Nessuno ha la passione per provare a metronomo, ecco, nemmeno io, nessuno ce l'ha, però ci siamo incaponiti, ci siamo detti dobbiamo provare, una volta che abbiamo le strutture dei brani nostri, dobbiamo provarli a metronomo, perché dobbiamo essere dei cecchini quando suoniamo. C'è qualcosa che non gli avete mai detto? C'è qualcosa che al giorno ancora non avete detto? Tipo grazie che ci rompi le balle Questo per è ricordare vero, non glielo per, dirò mai esatto, questo non glielo diremo mai quello. dal vivo. No, perché insomma è sempre come diceva il maga prima, è sempre lui che ci ricorda le cose, c'è da fare questo, c'è da fare quello, o magari ci fa mettere in gioco anche, per esempio, chiama tu il gestore del locale per vedere cosa c'è da fare, Fai tu cosa c'è da l'intervista. portare, fai tu le Forse interviste. è Insomma, quello un noi po' siamo più sempre sul lì, quando pezzo. ce lo dice siamo sempre lì un po' smarronati, però alla fine vediamo che Che serve? serve anche a noi, Per no? uscire un po' dal guscio. Quindi all'inizio un po' lo malediciamo perché fa queste cose, no? Ti tira in mezzo, poi però in realtà Ti è sprona a da andare un po' fuori ringraziarlo. dalla comfort zone. Invece parliamo dei difetti. Che difetti ha Gio? Quelle cose che tutti sanno e nessuno ha il coraggio di Si accorda troppo. dirgli. Troppo, troppo. Rompe No, quando si e accorda. soprattutto non ha ancora imparato che quando ci si compra un pedale per accordarsi, quando tu schiacci il pedale non hai problemi se c'è altra gente che fa confusione, perché è proprio quello il ragionamento. Invece lui comunque quando lo Ha attiva bisogno di si rivela. Non è silenzio. abituato con l'elettrico. Non è abituato con Come l'elettrico. parcheggiare con la musica alta, tutti da basso. Beh, ci sarà qualcosa sotto, no? Questa anzianitudine. Cosa significa essere veronesi? Avere tanta sete. No, essere veronesi significa essere fortunati, a mio avviso. Al di là della storia della città, della posizione della città. E essere veronesi è un'identità. Che non ha a che fare solo col campanilismo calcistico, diciamo così. La Polvera è fino ad oggi soprattutto una live band, però state lavorando a un LP. Com'è? Sappiamo già che Omar Pedrini probabilmente vi aiuterà, vi darà una mano. Molto. Beh, direi Produzione non che male. urge il bisogno di mandarlo fuori perché ormai ci stiamo lavorando davvero da tanto Grazie alla e pandemia le no, cose si sono infatti è andate. stata Da quasi un'occasione quando è nato il per creare. progetto, in realtà abbiamo già iniziato quasi subito a Siete buttare giù già pronti per il cose. secondo? Abbiamo già Quindi diverse forte idee per il idea. secondo, esatto. Sì, insomma, 2 anni ormai che non dico che abbiamo il disco pronto, Però perché è da sistemare, però abbiamo le nostre canzoni belle, delineate, una struttura fatta, un testo pronto. È come avere il pacchetto regalo per l'amico 2 mesi prima del suo compleanno. Sei lì che vuoi darglielo, ma non puoi perché non è il suo compleanno, no? Esatto. È così. Ecco, bella definizione. La Polveriera, appunto, è soprattutto una live band. Avete un po' paura che producendo vi snaturi un po'? Bah, francamente no. Cioè, almeno parlo per me, nel senso che penso che la coerenza sia sempre stato il nostro punto di forza, quindi non mi spaventa sperimentare cose nuove perché so che manterremo sempre la nostra linea, comunque. Anche perché comunque è una base, una bella base c'è già, quindi ci manca solo quell'aggiunta finale per arrivare a un prodotto, diciamo, di qualità, ecco. Sì, siamo sempre stati chiari fin da subito, comunque, anche da dire, cioè, vogliamo essere concisi, cioè, dritti al punto in quello che Certo. vogliamo dire. Poi, ovviamente, siamo sempre aperti, cioè, siamo aperti come Visto che bisogna siete ragazzi essere, intelligenti, insomma, a consigli sì, di chi. dovreste, no? Lo siete, vero? Sì. Qualche Confermiamo? caso, qualche volta, sì. Chissà No. cosa avrà detto lui di voi. Lo Quello è il problema. scopriremo dopo. Scopriremo solo? Vivendo. Ting. Aspettando. No, ecco, siamo sempre stati molto chiari tra di noi sotto questo aspetto, quindi penso che insomma continueremo ad essere noi stessi, a voler esserlo,
raccogliendo dall'esterno tutti i vari stimoli che ci vengono dati dagli altri, come può essere Omar o come può essere chiunque altro, insomma, nell'ambiente. Quello che volevo chiedervi è, visto che vi ho visti suonare tante volte, con piacere, avete aperto a tanti artisti più noti, già noti, così. Cos'è che avete rubacchiato? Chi è che vi ha dato qualcosa e che vi siete portati a casa? Immagino un po' tutti, però ognuno di voi la Io sua. Io personalmente da Omar, quando l'ho visto suonare, che ha proprio questa grinta, nonostante... Non stava molto bene quando... Tutte le cose, e ha proprio la grinta che sembra quasi che abbia iniziato a suonare ieri. Esatto. Quindi ci crede proprio anche dopo tanti anni. E a voi chi va colpito dei tanti? A me ha colpito davvero molto l'associazione. Associazione. L'abbiamo aperto un paio di mesi fa. Gigi Cavalli Cocchi e esatto. Company. E... Anche perché quel mondo non è così lontano da voi. No, infatti comunque c'era finita. Sono un po' dei fratelli maggiori. Esatto, diciamo. Possiamo vederla così. Mi ha colpito davvero tanto quanto si possa essere efficaci facendo cose semplici. Mm. E proprio quanto fossero diretti nel loro suonare proprio. Anche a livello di presenza scenica. Sì. A me ha colpito anche a me Omar, però non tanto dal lato della grinta, più per due aspetti. Uno sicuro è perché quando lo vedi suonare, cioè lo vedi che proprio gli piace. Cioè vedi... Posso dire le parolacce? Sì. Cazzo, vorrei essere così anch'io. Cioè, voglio sentirmi anch'io così... Chiaro che lo faremo vedere ai tuoi genitori. Questo. Così dentro a questa passione, sì. No? E l'altra anche come si può essere, sempre nel caso di Omar, una persona semplice, una persona di cuore, come ci dicono in tanti, anche avendo avuto un certo tipo di esperienza, essere arrivato anche a un certo livello all'interno dell'ambiente musicale italiano. Voi siete qua perché oggi suonate a Milano, però avete suonato diversi posti del nord. Dov'è sono atmosfere che vi sono piaciute di più? Cioè dov'è che avete trovato un pubblico più simpatico, un'atmosfera più adatta a voi? Anche Bologna con l'associazione, che c'era... Una bella situazione. Poi anche direi vicino a casa, quando siamo andati a Mozzacane. Sì, anche nei bar, nei locali vicino anche a casa. Anche situazioni magari piccole. Però con le persone a un metro. E con le persone giuste soprattutto. Che insomma, che venivano lì per ascoltarti alla fine. Non per bersi non solo per bersi la birra, sì. Almeno. Questo è un po' un problema però di molti locali dove la gente viene, mangia, beve. E forse è più presa da mangiare bene che guardare chi suona. Un po' capita. Sì, forse c'è qualcosa che deve cambiare nella consapevolezza delle persone, anche che magari non devono più vedere la musica come un sottofondo, che a sto punto attacco Spotify. Certo. Ma come un motivo per uscire di casa, forse. Sì, probabilmente appunto avendocela adesso, non ascoltando più i dischi, e avendocela nel telefono, la metti su quando stai parla facendo per altro. Voi. Parla per voi. Io c'ho ancora i ragazzi. Io ancora i ragazzi metti su la musica quando stai facendo altro, quando stai studiando. Sì, è una colonna sonora sottofondo. Sì, sì, non c'è sottofondo, più, bravo. Più probabilmente dato. Tanti della nostra generazione, o comunque anche alcune volte noi, non c'è quel bello di ascoltare la musica, mettersi lì e ascoltare proprio. Non c'è questa cosa, non ce l'hanno questa abitudine, secondo me. Delle cose che non gli hai mai detto. Che gli voglio bene a tutti. Non gli hai mai detto? No. E perché? Mostro, cattivo! Ma perché... Cioè, magari... Nelle azioni, ecco, noi forse siamo... Ecco, di tutti e quattro, forse, siamo tutti molto più pragmatici, molto concreti, nel senso che ci dimostriamo le cose con i gesti, ecco, con l'essere disponibili, con tutto questo, eccetera, ma non ce lo siamo mai detti, anche un po' per questo riservo. Cioè, suoniamo insieme da 2 anni, non abbiamo mai condiviso, diciamo così, sentimentalmente uno con l'altro, anche perché boh, magari insomma, ci può essere del riservo. E però sì, questa è una cosa che non gli ho mai detto e che vabbè, che sono bravi in realtà, sì, gliel'ho detto. E per chiudere, avvicinatevi e salutate il frontman. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Ti vogliamo bene.